troviamo a Roma, nel quartiere del Tiburtino Terzo, nei pressi di Santa Maria del Soccorso e precisamente in via Venafro. Qui ci sono alcuni centri promossi dalla Caritas di Roma. C'è una casa che accoglie ragazzi e ragazze in difficoltà, stranieri e italiani, e c'è un centro diurno che da alcuni anni accompagna gli adolescenti per un lavoro di promozione e di sostegno allo sviluppo armonico dei ragazzi. E all'interno di questo centro ci sono vari laboratori che abbiamo promosso e che continuiamo a promuovere proprio per creare buone occasioni, buone opportunità per i ragazzi. I laboratori sono quelli che diciamo maggiormente hanno avuto un successo all'interno dei nostri centri sono il laboratorio di serigrafia, il laboratorio dell'orto biologico, che vede anche un'associazione che ci aiuta e ci coordina nelle attività dell'orto, un laboratorio di cucina e tante attività di sostegno allo studio e di insegnamento anche della lingua italiana per i ragazzi stranieri. Il nostro obiettivo era cercare di coinvolgere i minori e le famiglie che abitano questo territorio e comunque le zone a noi limitrofe. E quindi la difficoltà è stata sicuramente in un primo momento quella di agganciare le famiglie e di conseguenza agganciare i minori. Siamo riusciti a raggiungere quasi 50 minori che sono stati qui nel periodo di giugno e luglio facendo tutti i giorni attività insieme a noi, quindi sicuramente una bella impresa. Chiaramente noi cerchiamo di creare delle occasioni per cui i ragazzi, oltre che a incontrarsi, ed è importante perché offriamo un'opportunità di incontro sia con degli adulti, dei buoni adulti di riferimento, sia con il gruppo dei pari. Quindi imparano la serigrafia, che è una tecnica specifica, quella che utilizziamo, che vediamo dove si stampano magliette, foulard, borse, ma anche calendari, oppure penne, libri, imparano questa tecnica. Noi sappiamo che l'orticoltura ha un valore terapeutico, perché l'esperienza di avere un contatto con l'orto, di vedere le piante crescere, è un'esperienza che per molte persone aiuta a ricostruire anche delle dimensioni personali. Uno dei valori che cerchiamo di passare nei nostri contesti è proprio l'attenzione al creato e quindi l'attenzione a che le cose siano anche coltivate in un certo modo, che la terra sia rigorosamente biologica, le piantine siano rigorosamente biologiche, ma perché attraverso questi piccoli valori penso che si possa dare l'opportunità ai ragazzi di ripensare anche al loro mondo in un modo diverso. Noi veramente abbiamo cercato di abitare questo territorio, cioè di metterci in ascolto anche rispetto a quelli che erano i bisogni. Però sicuramente non è stato facile, perché in qualche modo a volte è stato anche etichettato come il centro degli stranieri, con tutti quelli che ahimè sono anche i pregiudizi che accompagnano le persone che arrivano in Italia. Invece le storie di questi ragazzi sono storie di sofferenze. Abbiamo avuto delle aggressioni, abbiamo anche avuto degli atti vandalici, diciamo così, però accanto a questo quello che c'è stato è anche la sinergia con alcune scuole del territorio, con alcune associazioni del territorio, con alcune persone del territorio che hanno capito che questo vuole essere un valore, un segno in cui il territorio può in qualche modo avere delle opportunità per i propri ragazzi. E l'integrazione è uno degli aspetti. Provare a immaginare delle attività che potessero in qualche modo essere attività che attirassero i ragazzi. Quindi abbiamo proposto corsi di musica, abbiamo proposto corsi di teatro e poi abbiamo iniziato questa impresa lanciata un po' per caso del laboratorio artistico che ci ha portato poi al murales che vedete oggi alle mie spalle.
chiama Be Love, essere amore. Laddove c'è amore, la convivenza è possibile. Quindi facendo una piccola ricerca su quelli che potevano essere i simboli che potevano rappresentare ed esplicare bene questo messaggio, ho trovato intanto il fiore, la rosa a quattro petali, che rappresenta, ha un messaggio proprio di speranza, di rinascita. Nella colorazione rossa diventa il simbolo della carità. E c'è poi una zona buia a destra e a sinistra che è venuta perché ho incontrato in questa ricerca una frase di Bob Marley che diceva che lui amava il buio perché nel buio i colori sono tutti uguali e lui era uguale agli altri. Quindi questo buio rappresenta quella uguaglianza che però io spero, infatti cominciano a esserci delle finestre di luce che aprono verso la luce totale, che quello che è possibile al buio possa essere possibile anche alla luce. Due bambini hanno diversità di pelle, ma sono due nuovi germogli. Infatti al centro c'è un sole che ha la forma del cuore, il cuore che rappresenta l'amore che tutti noi, compresi i responsabili del centro, speriamo sia il fertilizzante che possa rendere possibile la convivenza felice anche tra diversi. Un giorno ho visto Tina che lavorava alacremente e quindi sotto il sole cocente di luglio, e quindi subito le ho chiesto: ma posso aiutarti? E quindi niente, ho lasciato i miei bambini dai miei genitori e dai nonni e sono tornata qui ad aiutarla, quindi ho seguito i suoi consigli, qualsiasi cosa che c'era da fare, ho cercato di aiutarla il meglio possibile. È stato spontaneo, i bambini sono venuti e hanno cominciato a lavorare insieme a me, come anche i ragazzi del centro. Quindi l'entusiasmo dei bambini è venuto fuori proprio partecipando e capendo anche quello che c'era nel messaggio. Una cosa particolare di una bambina che un giorno è venuta e mi ha aiutato a disegnare, a un certo punto mi fa: guarda, qui c'è un cuore. Il cuore, ce ne stanno tanti. La cosa bellissima che a me ha fatto venire i brividi è che nell'asfalto c'è un cuore, proprio sotto il murales, che nessuno aveva visto e che la bambina ha reso visibile a me per prima e agli altri a cui poi ho raccontato la storia, come se quei cuori già stanno viaggiando verso altri lidi, insomma.